a tutti e bentornati in un nuovissimo video. Oggi andiamo a trattare uno degli argomenti, o meglio delle moto più criticate del momento. Siamo da Tamburrino Moto, concessionario ufficiale Honda, che si trova in via Nuova Poggioreale ma ha più sedi nel territorio napoletano, e solo grazie a lui abbiamo quasi un'anteprima nazionale. Infatti vi consiglio di venire a provarla. Honda Transalp 750, andiamo a scoprire sul Vesuvio se lei è una degna erede del nome oppure se è un flop. Honda Transalp 750. Pensate che il primo anno di produzione di questa moto risale al 1987 ed è una moto che ha fatto letteralmente la storia, perché ancora oggi se ne vedono veramente tantissime per strada, sia il primo modello sia quello che poi è stato prodotto fino al 2008. Per colpa delle normative Euro 3 che poi sono entrate in vigore, purtroppo la produzione della Transalp venne interrotta e da allora in poi non è stata mai più ripresa, fino al 2022, dove Honda decide di stravolgere completamente quello che era prima il concetto di Transalp, o meglio, non è che stravolge il concetto, ma spazza via il passato, come giusto che sia. Mi raccomando, non fraintendete queste parole, perché la Transalp rimane comunque perfettamente in linea con quello che è il concetto di questa moto, ovvero una moto che può fare veramente tutto. Il nome Transalp deriva dalla sua capacità di attraversare le Alpi ed è diventato poi col tempo veramente un sinonimo di avventure in strada come in off-road, e devo dire che io sono rimasto letteralmente sorpreso. Avevo visto la moto ad ECMA da vicino, devo dire la verità, non mi era piaciuta, e quello che pensavo è che questa moto avesse veramente poco carattere. Infatti io, nonostante sia giovane, ero rimasto un po' deluso da questo nuovo modello, da questa Transalp, principalmente per colpa sua. Questo faro ovviamente è oggetto di grande discussione, però devo dirvi che un conto è vedere la ECMA ferma nel salone è un conto e vederla per strada. Il faro continua un pochino a farmi dubitare della riuscita, però ovviamente Honda, come ci insegna da anni, è molto attenta alla produzione, e quindi in economia di scala è ovvio che questa cosa passa in secondo piano. Ma devo dire che passa in secondo piano anche a noi nel momento in cui la andiamo a provare e portare. Sì, perché questa Transalp, ragazzi, è veramente uno spettacolo. Prima di salire in sella però andiamo un pochino a vedere i dati tecnici di questa Transalp, e rimanete fino a fine video, ragazzi, perché rimarrete sorpresi. Partiamo dal motore, un bicilindrico 755 cc che eroga la potenza di 92 cavalli a 9500 giri, per una coppia massima di 75 newton per metro a 7250 giri. Un motore che io mi aspettavo senza carattere. Diciamo che il mio concetto di questa moto era sì la nuova Transalp, ma fosse un po' anonima, un po' addormentata, e invece mi è bastato accendere la moto e tirare le prime due marce per cambiare completamente opinione. Telaio in acciaio con struttura a diamante, sospensioni anteriori da 43 mm Showa, purtroppo non regolabile ma con un'escursione di 200 mm, impianto frenante tutto by Nissin che appoggia su un doppio disco da 310 mm a margherita, che pensavo frenasse poco dato anche il peso di 208 kg della moto, in realtà frena veramente bene.
Al posteriore invece abbiamo un monoammortizzatore con leveraggio ProLink, mentre l'impianto frenante è sempre Bainissin, che appoggia su un monodisco da 256 mm. Forcellone in alluminio molto bello. E passiamo invece al reparto elettronica. Elettronica del tutto completa su questa Transalp. Guardate quanto è bello questo schermo, che ho personalizzato con lo sfondo metallico. Troviamo tutti i controlli che si possono richiedere su una moto. Abbiamo traction control, ABS disinseribile al posteriore, anche il traction è disinseribile, 4 mappature motore preimpostate, mentre abbiamo anche la mappa user, che in questo momento sto usando io, che è la mappa che possiamo andare a personalizzare. Il traction control, una volta spenta la moto, si resetta e si riattiva, questo per una questione di sicurezza. Una cosa che non mi è piaciuta è diciamo la pulsantiera. È circa un giorno che sono in sella a questa moto e non riesco ancora ad abituarmi al pulsante del clacson e delle frecce, perché li confondo sempre con questi. È sicuramente una questione di abitudine, però diciamo con altre moto subito riesco ad abituarmi. Sensore del cavalletto, abbiamo tutte le informazioni, possiamo regolare anche la potenza del motore se sfruttarla appena, il freno motore, e poi abbiamo comunque tutto più o meno su questo piccolo contachilometri, però veramente completissimo. In più, come vi dicevo, possiamo anche andare a modificare lo sfondo e possiamo andare appunto nel display per farlo come più ci piace. Direi che abbiamo un pochino raccontato come si presenta questa Honda Transalp su carta. Andiamo a provarla e vi lascerò a bocca aperta. Allora, prima di partire andiamo a disattivare il traction control, perché secondo me ragazzi va disattivato. Mamma mia ragazzi, eccoci qui che si parte subito e siamo in sella a questo Transalp. Quando vi dico che non mi aspettavo questo caratterino, significa esattamente questo: una moto che in prima e seconda riesce sempre a regalarci l'emozione dell'anteriore al cielo. Ma guardate come si spreme questo Transalp, ragazzi. Partiamo dal comfort alla guida. Comfort ovviamente ai massimi livelli, abbiamo un manubrio bello largo, siamo dritti con la schiena come giusto che sia su una moto di questo tipo, abbiamo le gambe rilassate, quindi ovviamente ragazzi questa è una moto pensata sì per un po' di off-road, ma principalmente è una moto stradale che dovrebbe viaggiare e farci viaggiare in maniera molto tranquilla, e devo dire che almeno per il momento io non mi sono stancato e sono comodissimo. Comfort sicuramente promosso, riesco a muovermi veramente anche se cerco un pochino di più, ecco, di uscire magari col corpo, di avere una guida leggermente più sportiva che non si addice proprio a questa moto. Lui giustamente al centro strada deve fermarsi. Ma passiamo al motore, che vedete di seconda si alza di gas. Questo motore che urla tantissimo anche con lo scarico originale, mamma mia quanto è divertente ragazzi, una moto che in realtà non dovrebbe regalarci queste emozioni. 92 sono i cavalli di questo Transalp, e quello che pensavo io di questi 92 cavalli è che fossero un pochino addormentati. La moto comunque, guardatela qua come la spingiamo, la moto comunque riesce ad essere super fluida anche nella mappa sportiva, è progressivo il motore, non sale mai, con un bel calcio nel sedere. Mamma mia quanto è divertente, e vedete che poi alla fine, anche se proviamo a spingerla un pochino, lei resta. Un motore che esprime la massima potenza a 9500 giri, però in realtà ragazzi, come vi sto facendo vedere, la moto spinge anche molto prima e spinge anche molto. E nonostante le sospensioni siano comunque molto morbide, perché in città non abbiamo sofferto veramente su nessun tipo di strada rotta, sfondata come abbiamo noi a Napoli, anche nella guida sportiva non sembra male, ragazzi, cioè resta comunque molto composta la moto, e questo non me l'aspettavo. Un'altra cosa sorprendente del motore è che ci siamo messi per venire qui a 160 km/h e lui era a 5000 giri, ma li sopportava talmente bene che quasi sembrava stessimo con 30-40 km/h in meno.
veramente uno spettacolo per quanto riguarda anche la protezione aerodinamica. Siamo comodissimi. E poi ragazzi, il peso percepito è zero. Una moto che già per la categoria pesa poco, perché pesa 208 kg, ma il peso percepito veramente è molto molto meno, complice il baricentro basso. Guardate qua, nonostante gli scollini, lei come resta in posizione e accelera. Abbiamo parlato della posizione, quindi del comfort, abbiamo parlato un pochino di come spinge questo motorone, questo bicilindrico fronte marcia corsa corta, quindi questo già ci dice un pochino come vuole erogare la sua potenza. Parliamo invece dei freni, e siamo in discesa, quindi il miglior contesto per testare un impianto frenante. Vediamo che comunque quando scendiamo giù con la leva del freno scende giù anche l'anteriore. Ovviamente, come vi dicevo, all'anteriore abbiamo 200 mm di escursione, e quando andiamo a fare qualche staccata forte, vedete l'anteriore come si abbassa, però devo dire sempre in maniera molto progressiva. Quindi in ambito sportivo, anche se questa non è una moto che nasce per l'ambito sportivo, riusciamo comunque ad avere un bellissimo feeling sia all'anteriore che al posteriore. Posteriore a cui può essere anche tolto l'ABS, e ovviamente questo serve soprattutto in off-road, perché in off-road dobbiamo avere il pieno controllo della moto e non ci servono controlli. Mamma mia, che spettacolo! E guardate come frena bene, non me lo sarei aspettato. Sappiamo che le giapponesine di solito hanno qualche problemino, soprattutto queste fasce intermedie che non sono il top di gamma, sospensione e freni. Devo dire che qua, anche se montiamo componenti non regolabili, anche se montiamo un impianto completamente assiale, la moto, almeno per il momento, frena molto bene. Cerco sempre io, ragazzi, di far parlare le immagini e di non dover convincere nessuno, e spero che queste immagini riescano a trasmettere un pochino il caratterino di questa moto. Guardatela, siamo in terza, Tra l'altro, ragazzi, Transalp, che grazie al suo prezzo così concorrenziale riesce ad entrare a gamba tesa nel mercato, e infatti mi hanno detto che è già richiestissima. E devo dire la verità, se cercassi una moto a 360 gradi ed avessi qualche pretesa sul motore, deve essere un bel motore, forse la Transalp risulta sicuramente una delle più indicate. Siamo giunti alle conclusioni di questa fantastica giornata passata a bordo di questa Honda Transalp 750. Prima di darvi le conclusioni, ci tengo a ringraziare veramente di cuore Tamburrino Moto. Mi raccomando, andate a prenotare il test ride di questo Transalp, perché ve ne innamorerete. Allora, una moto super equilibrata. Devo dire la verità, mi ha sorpreso, l'ho detto più volte durante il video, perché mi aspettavo una moto un po' anonima, un po' senza carattere. Esteticamente in strada fa un altro effetto, anche se il faro a me continua a non piacere. La cosa che mi piace tanto è questo serbatoio che riusciamo a stringere tra le gambe. Poi abbiamo ovviamente la coppia di cerchi 21-18 al posteriore, che sono il compromesso perfetto veramente per qualsiasi tipo di strada. Una moto che consuma poco, come ovviamente sappiamo Honda è mamma in affidabilità, quindi una moto che secondo me non darà problemi, come è sempre stato per, diciamo, un po' tutte le giapponesi. Nel complesso, quindi, una moto che accelera bene, frena bene, si comporta bene in strada, e non sono riuscito a trovare dei veri e propri difetti. Uno dei difetti principali che ho trovato, anche se è una cosa molto, diciamo, stupida, è la pulsantiera. Veramente faccio ancora fatica oggi, dopo una giornata intera di utilizzo, a trovare i tasti a primo colpo, e questa è una cosa che, devo dire la verità, non mi era mai capitata in maniera così
frequente. Veramente non sono riuscito una volta a suonare per esempio il clacson al primo colpo. Poi soprattutto splendida la colorazione che abbiamo oggi a nostra disposizione, quella che richiama il vero mito del Transalp, ed il mio consiglio a questo punto è di provarla e di non soffermarvi sui giudizi, perché le prime impressioni e i giudizi tramite web, tramite foto, non rende proprio la moto. Spegni, spegni! Come sempre il mio consiglio rimane quello di provare le moto prima di giudicare. Ci sta che una moto può non piacere all'inizio, però è la strada a dare il verdetto finale. E vi assicuro che questa moto può sorprendere e può lasciare interdetto soprattutto i più critici. Quindi, in conclusione, il mio invito è quello di andarla a provare. Se siete di Napoli vi consiglio Tamburrino, che è presente in 4 sedi. E una volta provata, ritornate su questo video e fatemi sapere cosa ne pensate. Ripeto, esteticamente può piacere, non può piacere, ma quello che conta è la funzionalità, e questa moto funziona bene.